Benvenuti ragazzi, andiamo a farci due spaghettini qua, ok? Con le cozze e due favette, va bene? La pasta bolle, prepariamo la pasta qui. Allora, due spaghettini, abbiamo salato l'acqua per bene, abbiamo messo una mezza cipolla a rosolare, due spicchi d'aglio, tre peperoncini, un pomodoro e mezzo tagliuzzato, il succo, il liquido delle cozze perché sono comprate al supermercato sotto vuoto, precotte. Qui abbiamo delle favette che stanno rosolando con una cipolla, dell'aglio, un po' di pepe, sale grosso, marino. Nella salsetta, tanto olio extravergine d'oliva e ci facciamo una bella spaghettata, va bene? Ciao Nando, benvenuto, due spaghettini Nando, no? Un po' le cozze, cambio un po' gli ingredienti. Olio d'oliva in abbondanza, ma facciamo anche una bistecchina. Ecco qua, anche la bistecchina, andiamola a riscaldare. Ecco, le cozze vanno. Tanta semplicità in casa, ecco qua la salsina, si riduce, gli spaghetti hanno bisogno di quei 7 minuti abbondanti, cuciniamo tre quarti e vediamo un po' come va. Facciamoci un piccolo brindisi, siamo ora a pranzo. Del buon vino rosso di Sardegna, Nando. Abbiamo sfumato la cipolla col vino rosso. Ah. E via. Allora, ci siamo quasi. Spostiamo, facciamo così. Le favette hanno bisogno del loro tempo per cucinare. Non le stiamo bollendo, le stiamo, insomma, in qualche maniera rosolando con poco acqua, giusto per non farle bruciare. Se mettiamo qui a riscaldare, ecco qua, sta. Mettiamo una puntina d'olio, occhio alla pasta. Qua. Ecco qui le mie cozze, sono belle, sono comprate così già pronte, però sono molto belle. Allora, sto riscaldando la piastra, però ho molta calma. Spostiamo tranquillamente la pasta sulla fiamma alta. Aggiungiamo un po' d'acqua di cottura, non troppa. Ok,
Ehi ragazzi, sono un po' di interruzioni per l'internet, non si sa perché. Che stiamo qua, ci siamo quasi, eh? Ci siamo quasi. Ok, mini brindisi. Ok, le favette, aggiungiamo un altro pochino d'acqua. Poco a poco e andiamo a riscaldare la padella per la nostra bistecca, va bene? Forse. Allora rifacciamo la chitarra questi spaghetti, ossia oltre al cosso ci va il formaggio, un buon parmigiano, ecco qua un altro goccino d'acqua, la mia padella è bella calda. E ci mettiamo le bistecche. Ecco qua. Allora passi ancora al dente, eh. Vedo che qui fa le bizze la mia bistecca. Occhio a ciò che si cucina, adesso mai utilizzare lo stesso vermello, però io sono a casa mia. Come va andando, racconta un po' così questo periodo, vero? Un po' di noia, però vabbè, dai. Allora quando gli spaghetti sono al dente, sono quasi lì, aggiungiamo le cozze, il parmigiano e sono a cavallo. Qui le mie favette vanno avanti da sole, tranquillità. Prendiamo la bistecca. Ecco qua, la griglia. Va bene? Allora la pasta fissiamo, eh? Un altro goccettino d'acqua di cottura. E via. Brindisino. Benvenuto Princess Call, benvenuto, benvenuta. Ragazzi, vediamo, via con le cozze. Pulizziamo. Per bene. Nel mio congelatore tiro fuori un po' di prezzemolo, ecco qua, un po' nella bistecchina e questa è la cosa, ne ho un'abbondanza, non è così, la bistecca così, ecco, chiudiamo per bene,
un'altra puntina di olio d'oliva, ci vado matto e via. Adesso tiriamo fuori un po' di parmigiano, una bella montata, via, dentro. E io a questo punto spengo la fiamma, ok? Spegniamo la fiamma e spostiamo la pentola dal calore, va bene? Adesso io ve la voglio far vedere, quindi devo farci un po' di giochini strani qui, ok? Facciamo così, va bene? O qua, lontana dal calore. Abbiamo le coltellate, bene, la bistecca è pronta, ok? Tiriamo giù la bistecca, ok, non c'è, vabbè, quel po' di prezzemolo non c'è, diamo un secondo per il prezzemolo, tiriamo la cottura della spada su questo alto, e ci siamo. Ecco qua, via, giù. Allora ragazzi, diamo un'altra giratina, va? La pasta è pronta. Ok? Allora, via. Impiattiamo, la faccio vedere, ok? Poi magari dopo ne facciamo un altro pochino, per ora devo vedere la famiglia quando va a mangiare. La carne va cotta al momento, non prima, non dopo, ok? Allora spostiamo le padelle qui, godiamoci un pezzino di carne, due spaghettini. Vediamo un po' come questa bistecca, raga. Purtroppo la fiamma è alta dappertutto, qua devo fare delle peripezie. Pericoloso, raga. Ecco, facciamo così. Daniel, do you want some chicken? I've been training for prison and my practice fight. Shall I give you some beef? Slice of beef, it's really yummy. You want to try, come. No, yeah. Later? Ok, assaggiamo raga. After my training. Ok. Ci vuole sale, no? Un po' di pepe. Ecco qua. Un pochino di sale marino. Un bello spezzato. Aspettiamo le nostre favette. Stanno rosolando per bene. Ogni tanto ci aggiungo un goccino d'acqua, un goccino. E via. Un pezzo di pane. Ecco qua. Pane di segale.
piatto troppo piccolo, vero raga? Non si fa niente. Raga, non riesco a muovermi nel piatto, ecco. Guardate qua che bontà. Raga, pane di segale. E via. Benvenuta Elisabetta. Allora oggi due spaghettini, le cozze alla chitarra, col parmigiano, le cozze, spaghettini, un po' di vino rosso, bavette, alla base cipolle, aglio, pepe, sale, sale grosso e poi una bistecchina ai ferri, veloce veloce, non è che... È giusto per... questa è la mia ora a pranzo, ma la faccio sempre così, però oggi è venerdì, sono stanco, ho iniziato alle 5 stamattina, 5 e mezza, alle 6 ero già fuori per strada. Ho beccato il sale grosso. Bistecchine Ramsack. There we go. Allora. Continuiamo a rigirare un po', assaggiamo un po' pezzo di carne. E i due spaghettini, che ne dite? Bisogna assaggiarli, giusto? Allora, prendiamo una piccola bowl. Ecco, due. Vediamo un po', sono piccanti, devo stare attento. Sono molto piccanti. Yeah. Come. Yeah, one thing at a time, yeah? There we go. Queste sono le cozze. Le spaghetti, le cozze. Yeah. Eat one thing at a time, yeah? I want to eat first. Yeah, it takes long time to cut, it doesn't go place. Ok, tagliamo la bistecca anche per la signora. Allora adesso cosa vi devo dire? We go a plate. Ok, mi ha fatto il suo dovere. Raga, che ne pensi Elisabetta? Betty?
buona sta carne, ne voglio un altro pezzo. Is there any other? No. Allora, vino leggero, mezzo bicchiere. Avete una meraviglia, sale abbiamo messo, il pepe pure, c'è l'aglio, spostiamo però il tutto lì perché fa troppo caldo e gustiamoci gli spaghettini, dai, vediamo un po' come sono, dai, che ne pensate raga? Io fra un po' devo chiudere, devo entrare al lavoro, ecco qua, le cozze. Un assaggino, giusto raga? Eh? Nando, che ne pensi? Robè? Mm? Va bene così? Assaggiamo, dai. C'è il prezzemolo, c'è di tutto qua, dovrebbe avere un bel gusto. La moglie dice che è buona la bistecca. The pasta is good? La pasta è buona. Vediamo un po' cosa dico io. Sì, va bene, però non c'è, non sento il piccante. Ho messo tre peperoncini, boh. It's rump steak, yes, no filet steak. Cin cin. Vabbè. Ciao Patri, benvenuta. Patri, due spaghettini alla chitarra anche oggi. Sono spaghetti di grande qualità, ma un po' grossi. Ci ho messo prezzemolo, vino rosso, peperoncino. Ecco, adesso si sente il peperoncino. Tre peperoncini. Buona sta roba ragazzi, buona. Occhio alle favette che non le dobbiamo rovinare. Le fave, scusate, le fave in generale c'è da fare attenzione, se le cuocete troppo diventano dure, è un problema. Quindi bisogna starci attenti, bisogna assaggiare ogni tanto. Vediamo un po'. Ancora un attimino, dai. Allora, Patri, mi sto mangiando gli spaghettini, è l'ora a pranzo qui e quindi mi sono collegato giusto per vedervi, sentirvi un po'. Ho sentito del... Patri, ho sentito di Baiacchia. Vero Patri? Quando riaprite? Benvenuto Antone, sei in ritardo Antone. Ho fatto gli spaghetti alla chitarra, due bistecche, le favette e ciccia. Antone, sei in ritardo. Cin cin, col rosso di Sardegna, leggero leggero per oggi. Assaggiamoci le cozze. Sono buone, sono buone. Spettacolo. Allora, queste cozze impacchettate costano, in un negozio di lusso tra l'altro, costano circa 4 euro, 500 grammi.
però ogni tanto fanno l'offerta al 30%, costano circa 3 euro, quindi le compri subito. Sono prodotti di qualità, vengono controllate, sono precotte, poi buonissimo. Intanto mi lavo le mani io. Però raga, che mi combini, Antone? Sei a Villa Simius, dove sei? Patti tu, a Baiacchia? Sì, i spaghettini sono buoni, vanno bene così. Le favette vanno avanti. Poco acqua. Hey guys, today spaghetti with mussels and parmesan cheese, a bit of red wine, garlic, plenty chili, plenty. That's it. Then rump steak, just grilled, bit of olive oil, parsley, garlic if you want to, and then broad beans with an onion and plenty olive oil. That's it. Black pepper, chopped done. Questa è una squisitezza unica. Ne mettiamo altri due perché sono buoni veramente. Raga, sento adesso il peperoncino che dice la sua. Wow! Eccola, raga, guardate voi. Ciao Marina, benvenuta. Come sta? Come va Mari? Allora, spostiamo le cozze qua. Facciamoci un altro pezzettino di rump steak. È buona veramente. Cioè, il problema è che Bibi non me la mangia, capito? Non mi mangiano la carne solo quando vogliono loro. È quello che vogliono loro. Kentucky Fried Chicken. McDonald's, che bontà. E vabbè, va bene così. Se lavora Marina, e tu Patri, Antone, che mi combini? Allora, sempre occhio alla favetta, aggiungo un altro goccino d'acqua. Proprio poco a poco alla volta, altrimenti diventano bollite. Bella il sangue della bistecca, raga, è una meraviglia. Opla. Cosa ne pensate? Vuoi vedere da vicino? Ecco qui le cozze, via con le favette, è un po' caldo, veloci le favette, e basta così. La bistecca ve l'ho fatta già vedere. Allora, cosa succede questo fine settimana? Il Cagliari gioca domenica, facciamo come la settimana scorsa? Andiamo a vincere? A vincere nel sogno? Pazienza però. Siamo in fondo alla classifica. Svegliamoci. Svegliamoci. Io da tifoso, ignorante di calcio proprio, però tifoso del Cagliari Calcio, ce la metto tutta. Invio tutte le mie energie ogni domenica, ma non funziona, raga. Bisogna cambiare strategia. Bisogna che il signore, che è il padrone, mi spenda un po' di soldi, altrimenti qua si è messo in mano. Speriamo bene. Non voglio commentare perché, per carità, ma va bene così. Crediamoci, eh?
ci dobbiamo credere, altrimenti li morta assidua, ultimi in classifica. Raga, guarda questo spettacolo qua, peperoncino e la cozza, eh? Bello, eh? Bellissimo, buono, buono, buono. Belle piene, molto buone. Ecco qua. Hanno un gusto unico. Unico, raga, unico. A questo punto ci finiamo gli spaghettini e poi torniamo al lavoro. Torniamo al lavoro perché si è fatto, abbiamo fatto fare, sono cotte. Le lasciamo ancora un attimino. Ciao Attila, eccoti qua. Sei un mio supporter, eh? Attila, spaghetti alla chitarra, una bistecchina, due favette e ciccio. Veramente buoni. Poi ci ho messo il peperoncino che piace a me. Tre peperoncini freschi. E via. Buonissimi. Passiamo l'ora. Ci distraiamo. Ciccio, buono, buono, buono. Buonissimo. Ce l'abbiamo fatta, raga, eh? Quasi. Ce l'abbiamo quasi fatta. Gli spaghettini qui, abbiamo finito e torniamo al lavoro. Dobbiamo tornare al lavoro. Veramente buono, uno spettacolo. Col pane di segale, poi ragazzi, cioè, è cosa unica. Un altro pezzettino di carne. Oh, ragazzi, è stata una settimana un po' lunga, eh? Abbiamo lavorato, abbiamo fatto il nostro dovere. C'è il weekend, non c'è freddo qui a Londra, però siamo sotto Covid. La forchetta la devo cambiare che l'ho sporcata. Siamo sotto Covid e quindi è triste stare in casa. Veramente il sapore è unico. Allora, cosa faccio io, ragazzi? Qui a Londra c'è l'opportunità di andare al mercato delle carni all'ingrosso, come il mercato del pesce, all'ingrosso. Quindi devi prendere una certa quantità, però il prezzo è ridotto. Questa rump steak, prendo un bel pezzo, no? Poi me la fetta, grazie, cioè me la fetta perché mi fanno un favore. Ma già devi comprarlo, te lo affetti tu, e mi viene a costare con l'osso 6 sterline al chilo il rump steak, che è una parte, non il filetto, ma è abbastanza tenera, va bene? Io che dici? Eh.
Vedete voi, questa è la carne, è bellissima, è bellissima. Ecco qua, poi la metto sotto la griglia come volete voi, no? L'accompagnate con un po' del vino di Sardegna, non è bianco, è quello rosso, eh. Qui facciamo le magie, oh, oh. Si scherza ragazzi, è veramente una bontà divina, leggero, leggero, leggero questo vino, così uno o due bicchieri si possono bere di venerdì, no? Giusto? È stata una settimana intensa, ci sono sempre problemini, no? Problemi del cavolo talvolta, problemi seri, ma in questo periodo l'unico problema serio è che non ci sia male. Ragazzi, Covid, la maledizione inculca, c'è da aver paura, eh. Molti ci ridono sopra, però prendiamole seriamente le cose. Mascherina, lavatevi le mani, distanza e preghiere, tante preghiere, perché non si sa mai. Adesso qui i miei aranci sono andati male, li devo buttare. Vedete, questo non va bene, sono stato poltrone, devo farci dei bei succhi d'arancia per i bimbi, però mi sono dimenticato. Qui abbiamo le belle, in Inghilterra abbiamo le mele di grande qualità, eh. Raga, sono le mele, te le lanciano in testa proprio. Allora, cosa devo fare? Volevo finire qui queste favette, assaggiarle per dire che sono buone. Mangiamo un po' questa di carne, che vi devo dire? Una bella bistecca, ecco qua, il pane. Veramente buono. Così, pezzo alla volta. Il mio capo è rimasto contento oggi, almeno spero. E resta una meraviglia. Una meraviglia. Una meraviglia. Ecco qua. Cambiato lavoro, ragazzi. Ho cambiato tipo di lavoro, perché va bene che volete, no? L'ho cambiato oggi, ho cambiato un po' di tempo fa, per il momento fa più che bene. Ecco qua, riassaggiamo le nostre favette che adesso sono cotte. Spettacolo. Io a questo punto spengo il gas, ok? Una bella rigiratina. Adesso olio d'oliva crudo, eh? Molto crudo, crudo, abbondanza. E questo è uno spettacolo. Ora le faccio riposare senza fretta, non bisogna mai mangiare con la fretta, vero Antonio? Ecco qua. Purtroppo ragazzi, ho la lavatrice dietro, bistecchina, al babbino, pezzo di pane e via. Ok.
assaggiamone un paio e ci salutiamo, raga. Sono buone veramente. Buonissimo. Spettacolo. La scalpetta tradizionale sarda. E qui. Ma ragazzi, tempo di lasciarci. Alla prossima. Sto masticando. Un bacione da Mau. Grazie per la vostra pazienza. Divulgate il video che mi fa piacere. Alla prossima. Ciao a tutti.